Bentornati qua sul canale. Oggi ragazzi si torna su Final Fantasy XVI per un nuovo video. Allora, eravamo giunti qua dopo la sfida con quei cosi, no? Quindi, procediamo per la quest principale. Sì, perché ho deciso di fare la quest principale e le secondarie farmele per i fatti miei. Spazio di inventario insufficiente. Tanto non ho. Non posso usarla che sono già alla Eccolo lì. massima vita. Ma oh, vabbè che c'è? Dove scappi? Sembra simpatico, Inseguiamolo, va. Ci porterà in un trappolone, sicuramente. Ecco, bene. Ok, quindi. Ah, posso andarci? Ok. Pensavo di no. Pensavo di no. Ma evidentemente mi sbagliavo. Facciamola finita. Cos'è? Ma che capa che. Non me l'aspettavo. Ok. Allora. Calma, calma. Schivata precisa, perfetto. Vai. Bello tosto, come. Non come difficoltà, ma come. Ai ai ai. Mi ha preso in pieno. Mi ha preso in pieno. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Vacillamento intanto per iniziare. Sì, però mamma mia, oh. Che attacchi scarsi che abbiamo, eh. Non vorrei dire, ma. E mo dove va? Ah, ecco. No, 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 no. Porca miseria. Attacchi cinematici. Ok, andiamo. Tipo quick time event. Molto semplice, mi sembra. Bello, bello, bello. Dai, dai. Che siamo scarsini come attacco, eh. La prima cosa che voglio fare è modifica, migliorare l'attacco. Che è veramente palesemente scarso. Mamma mia. Mamma mia. Allora. No, 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 no. Ok. Buono. Mi volevi far male, eh? Penso anche io, amico mio, penso anche io. Dai, e basta. Ok, schivate cinematiche, ok.
sia, comunque c'è un tempo di risposta molto molto alto, cioè, hai un sacco di tempo per fare sta cosa cinematica, forse anche troppo, forse a dita tutta. No 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 no. Ok. Dai, quasi morto. Dove va? Dove cavolo va? Dai, quasi, è quasi fatta. Oh, molto bene. Ho perso 10 di vita in questo combattimento al momento. Bella. È andata, è andata, è andata. È andata, è andata. È andata, è andata. Ok. Molto semplice questo Marlboro, che è sotto marca delle Marlboro. Ho detto la stronzata del giorno. Aumento di livello, quindi si aumenta un po' tutto, attacco, la difesa, i punti vita. Meraviglioso. Meraviglioso. Ok. Chiudi. Caro amico, è andata così, è andata. Può capità, può capità. Mi dispiace. Signore, grazie. Chi l'avrebbe mai detto? Non bastava la presenza dei goblin qui. Ci mancavano i Marlboro. Chiederò a sua grazia di inviare un contingente. Se non li fermiamo qui, presto li avremo ai nostri cancelli. Dobbiamo muoverci. È meglio andarsene prima del tramonto. Se partiamo immediatamente, saremo a Porta Fenice prima di sera. Dannata piaga. Ok, prima missione abbastanza semplice. Raggiungi Porta Fenice. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Qualche tempo dopo. All'improvviso. Migliaia di occhi rossi. No, aspettate, il bello arriva adesso. Sua signoria, sfodera la spada. Il capo dei goblin fa per scappare, ma finisce dritto in bocca a un Marlboro. Altre storie. Bevete e festeggiate, ragazzi. Domani dobbiamo lavorare. Può essere gratificante vedere il proprio allievo farsi una fama. Il giovane signore ha un futuro radioso. Già, una sera potrebbe persino degnarsi di unirsi a noi. Che c'è? Non stai bene? No, padre. Sono solo stanco. Non lo so. È stata una lunga giornata. Sono tutti pazzi di Clive.
Sì. Tuo fratello sarà un ottimo scudo. Ne siamo orgogliosi. Padre, ma perché il dominante nasce solo nella nostra famiglia? Non mi sembra giusto. L'uomo non vive senza la benedizione dei cristalli. E i cristalli si rivelano tramite l'uomo. Tu sei stato benedetto, Joshua. Benedetto come dominante. Hai in te il potere di un Aegon. La nostra famiglia deve condividere tale potere con il popolo. Questo è il nostro compito. Vieni, ragazzo, nella piana sgombra. Segui le fiamme, poi sorgi dall'ombra. Il nostro canto risuona nel vento. Dalla fenice per sempre sospinto. Viaggia nell'aria su tutta Ciclonia. Più forte, amici! Più forte! Vabbè, dai, cioè per una volta che Clay può avere il suo successo meritato, dai. Da questa gelosia. Si starà chiedendo dove sei. E dovresti diventare un ottimo segugio. Ecco dove eri finito. Che ci fai qua fuori? C'eri al banchetto. Durante i banchetti noi scudi possiamo rilassarci e io non amo molto i dolci e la birra. Io invece detesto la verdura. Anche io. Lo capisco molto bene il bambino, più che ragazzino il bambino. Comunque sembra molto basato sulla trama questo Final Fantasy. Hai ucciso un Marlboro. Tutti tessevano le tue lodi. È una novità. Quando mi sono unito a loro mi credevano un signorino viziato. Se non sapessi brandire una spada sarei uno zimbello. Il primogenito fallito dell'arciduca. Sei tu quello in cui credono. Ti invidio. Non è vero. Non credono in me. Credono nei poteri del dominante. Mio fratello la Fenice, signore della vita e della morte. Ma non è giusto. Dovevi essere tu. Non sono in grado di guidare il nostro popolo. Io non ho la forza. Al momento. Ma tu ce l'hai. Ognuno ha il suo compito. Il nostro è stato deciso quando i nostri antenati hanno eletto il dominante come arciduca di Rosaria. Per assicurarsi che quando la nazione si troverà in difficoltà, la Fenice sorgerà dalle fiamme per trarci tutti in salvo. Il destino di Rosaria è in mano al dominante. È un fardello che devi portare. E che mi dici di te? Sono nato per essere il tuo scudo. Sono stato benedetto dalla Fenice per proteggere il nostro futuro sovrano a ogni costo. Per quanto sia difficile, non ti deluderò mai. Grazie, Clive, per prenderti sempre cura di me.
Prima anche tu, però, devi prenderti cura di te stesso. D'accordo? È meglio rientrare. Si è fatto molto tardi. Notte, Thorgal. Quanto è bello, mamma mia, è uno spettacolo. Comunque trama molto intrigante e dolce al momento. Mi sta assai piacendo. Ma prima o poi accadrà qualcosa di oscuro? Chi lo sa? Per me sì, tipo adesso, c'è qualcosa che... che forse potrebbe scuotere un po' la trama? Dalla capitale. Non lo so, Io non aprirei. Avete messo? Avete assaggiato le merci, A uno che ride così non aprirei mai nella vita, mai. Già risata ti fa capire tutto, Fortuna che il nord sia pieno di mercanti che ci portano un po' di vino. Un barile lo diamo ai ragazzi in servizio. Ma che? Lo sapevo. Ma era ovvio, raga, cioè. Era palese proprio. Era palese proprio questa cosa che sarebbe successa, cioè. Si vedeva lontano 1,5 km. Ingresso preso, capitano. Procediamo secondo il piano. Aia. Aia. Addirittura. Anch'io voglio fare una roba del genere. Si può. È odore. Perdonate, principe. Sono io, Wade. Voi non so se vi ricordate. Ricordo. Che succede? Siamo sotto attacco. Non so chi siano, ma hanno dato fuoco a mezzo castello. Devo portarvi al sicuro, Altezza. Molto bene. Sono pronto. Con me, Vostra Altezza. Ah, sono lui adesso. Un giovane in fuga. Ok, cosa che andremo a fare la prossima volta, ragazzi, perché mi fermo per il momento. Uno, perché non voglio far video troppo lunghi. Secondariamente perché sto registrando in pieno giorno e me ne sto pentendo amaramente perché c'è un caldo che sto tipo crepando, ma vabbè. Però dovrò imparare a registrare la sera o la notte o la mattina presto, sarà complesso. Comunque io, ragazzi, vi ringrazio molto per il supporto e noi ci becchiamo ad un prossimo video che arriverà presto. Ragazzi, grazie ancora, alla prossima, ciao!